Sale a 6 il numero delle donne che hanno accusato Dustin Hoffman di molestie sessuali. Una di queste, Corey Thomas, era compagna di liceo della figlia Karina e all'epoca dei fatti, secondo il suo racconto, era minorenne. Il condizionale è d'obbligo perché l'attore premio Oscar ha respinto ogni accusa. A Variety però la donna ha raccontato l'accaduto con tanto di dettagli. L'attore stava divorziando dalla moglie e viveva in un albergo. Qui nella sua stanza si sarebbe spogliato davanti alla ragazza, allora sedicenne, che aveva accompagnato l'amica Karina a trovare il padre. Stavo aspettando i miei genitori e mi si è presentato con un asciugamano in vita e niente altro addosso. Era nudo davanti a me e mi è venuto un colpo, ha raccontato. Un'accusa che arriva in seguito a quella di Melissa Kester, che ha raccontato un'altra molestia. L'attore avrebbe preso la mano della ragazza per infilarla nei suoi pantaloni in uno studio di registrazione. Questi racconti si aggiungono a un'altra denuncia, quella di Anne Graham Hunter, che nel 1985 aveva 17 anni. Harvey Weinstein è sempre più lontano dai riflettori, ma lo scandalo che lo ha travolto, quello, continua a essere sempre più attuale.